Il periodo natalizio ti apporta nostalgia e senso di tristezza? Abbiamo la soluzione che fa per te. Per prevenire o contrastare l'inevitabile senso di mancanza, viene in aiuto la Christmas Bell. L'estratto, tra le soluzioni omeopatiche da chiedere in erboristeria, promette benefici per chiunque viva una sensazione di perdita, sia emozionale che materiale. Ottieni la tua dose giornaliera di batteri buoni. Scambia il ketchup e la senape con i crauti alla tua prossima grigliata. A base di cavolo fermentato, questo piatto è ottimo come condimento per hot dog e come accompagnamento al barbecue. Lo yogurt è probabilmente il primo alimento a cui pensi quando senti la parola probiotici e per attingere al suo pieno potenziale, cerca marchi che dicano culture vive e attive sull'etichetta. Il natto è noto per il suo gusto distinto e l'odore particolare, e racchiude un pugno nutrizionale. È stato scoperto che i batteri utilizzati nel processo di fermentazione contengono una varietà di vitamine, enzimi e amminoacidi, sia che le mangi come parte di un tagliere di salumi o come guarnizione per il martini, le olive sono una buona fonte di batteri probiotici. Inoltre, i ricercatori italiani hanno scoperto che le olive verdi siciliane possono quasi agire come un antiossidante se consumate regolarmente, riducendo l'infiammazione. In che modo possiamo controllare la rabbia? Maxime Hultz vi ha detto: il rinforzo è la strada maestra per l'apprendimento. Medita, rivedi e ripeti le tue conclusioni razionali ancora e ancora e ancora. Più sono e meglio è. Come per l'apprendimento di una lingua straniera ci vuole pratica, pratica, pratica. Riepilogo. Quando sei disturbato, identifica le tue richieste, i devi e i dovrei alla base delle tue emozioni disadattive. Quindi metti in discussione, sfida e contraddici le tue opinioni disadattive. Come smettere di odiare l'esercizio? Cosa dice la ricerca su come aggirare la mancanza di entusiasmo per l'esercizio? Si può insegnare la motivazione intrinseca? Chi ama fare esercizio conosce già questi trucchi. Rimangono impegnati nei giorni brutti perché apprezzano i risultati che ottengono per se stessi. Si perdonano e si riorganizzano dopo un intervallo. Imparano come evitare che l'esercizio diventi noioso e come evitare l'esaurimento o lo scoraggiamento. Queste abilità sono quelle che li fanno tornare indietro. Sono le abilità che possono essere insegnate agli altri usando una guida premurosa verso un focus interno piuttosto che esterno. Molti di noi sono stati costretti a un isolamento almeno parziale, privi di familiari stretti o amici e talvolta anche di occupazioni remunerative. Eppure, anche tenendo conto di queste circostanze e man mano che le cose cambiano intorno a noi, abbiamo una certa libertà di decidere come condurre una vita significativa. Queste possono essere decisioni piccole o grandi. Alcuni affrontano decisioni difficili che questi cambiamenti richiedono. Dovremmo tornare al lavoro che abbiamo fatto prima? Dovremmo continuare con i nostri studi? Dovremmo scegliere forse nella mezza età una nuova professione o un nuovo partner? Innumerevoli decisioni, innumerevoli scelte sorgono, piccole e grandi. Forse non è saggio, né ora né mai, cercare la felicità che rimane inafferrabile quando si prendono queste decisioni, ma piuttosto scegliere qualcosa per ampliare la portata delle nostre vite nel minimo possibile. A volte i sogni rimandati possono effettivamente diventare realtà. Non dormi abbastanza? Alcune domande che possono aiutarti a identificare una soluzione che funzionerà per te. Sei in sovrappeso? Il sovrappeso può portare a un sonno scarso e persino apnee notturne. La tua coperta è fisicamente e psicologicamente confortante? Ad esempio, una coperta familiare che usi da anni. Certo, potresti volere una coperta leggera nei climi più caldi, una più pesante in inverno. Hai un materasso comodo? Se si abbassa, può ridurre la quantità o la qualità del sonno. Ti alleni in prima serata, magari poco prima di cena? Farlo dovrebbe, dopo l'effetto energizzante temporaneo dell'esercizio, stancarti, aumentando le probabilità di dormire bene. Mangi modestamente a cena e per niente entro 2 ore prima di coricarti? Mangiare aumenta la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, e quando stai cercando di dormire, vuoi fare il contrario. Rallentare. Mantieni una mentalità sperimentale. Forse prova le poche tattiche che ritieni più utili. Se quella combinazione funziona, rimuovi una tattica e vedi se stai ancora dormendo bene. Tecnica del pomodoro. Il trucco per avere molto più tempo libero grazie a un timer. Cos'è la tecnica del pomodoro? È un metodo per gestire al meglio il proprio lavoro e organizzare in maniera efficiente il proprio tempo. All'inizio di ogni giornata scegliete le attività che volete svolgere e disponetele in ordine di priorità. Ogni sessione di lavoro, di studio o qualunque attività da svolgere viene suddivisa in una sessione, pomodoro, di 30 minuti.
25 di lavoro e 5 di pausa, così ci sarà tempo per tutto. Pure i tuoi polmoni da mucco, smog e nicotina con questo sciroppo facilissimo da preparare. La ricetta, naturale, che vi presentiamo è particolarmente consigliata a coloro che stanno smettendo di fumare o l'hanno fatto da poco tempo. Questo rimedio consente infatti di smaltire, almeno in parte, le sostanze tossiche accumulate grazie alla presenza di ingredienti dal potere antiossidante e antinfiammatorio, ma in grado anche di facilitare l'eliminazione del muco. Come preparare lo sciroppo? Innanzitutto, bisogna portare l'acqua ad ebollizione insieme allo zucchero. Se utilizzate il miele, inseritelo solo a fine preparazione in modo che non perda le sue qualità nutrizionali e proprietà. A questo punto aggiungete le cipolle tritate, la radice di zenzero grattugiata e i 2 cucchiaini di curcuma e lasciate cuocere a fuoco basso, girando di tanto in tanto. Una volta che l'acqua sia ridotta di circa la metà rispetto al quantitativo iniziale, spegnete il fuoco, filtrate il tutto e conservate la soluzione in un barattolo o bottiglia di vetro. Lasciate raffreddare a temperatura ambiente e poi mantenete in luogo fresco e asciutto o, se la temperatura non lo consente, imparare il linguaggio del corpo con la lettura è fondamentalmente un allenamento per l'empatia. Consente una sorta di simulazione di esperienze sociali, permette di praticare o in ogni caso sollecita le abilità interpersonali. Tanto più si è presi emotivamente dalla storia e dal personaggio, tanto più si sviluppa l'empatia. Un rimedio del tutto naturale per dire addio allo stress, alle paure, all'invecchiamento del cervello quindi. Solo una buona, piacevolissima lettura.